Sì, Presidente, per fatto personale, anche se prima di intervenire per fatto personale ricordo che non si può essere Presidente del Consiglio alla mattina, leader del partito al pomeriggio, militante del Partito Democratico alla sera e magari andare in televisione a sparare a zero contro la politica quando è la politica che ti dà da mangiare, perché sennò poi non hai un posto di lavoro e, no, e magari non riesci a portare a casa la pagnotta. Presidente Zanda, lo ricordi al suo Presidente del Consiglio. Per fatto personale, semplicemente perché io vorrei ricordare a tutti che io ho portato rispetto per l'età dell'ex Presidente della Repubblica, rispetto perché avrei potuto, come mi conoscete, del mio carattere, avrei potuto fare un intervento di diverso tipo, e nel rispetto che porto nei confronti dell'ex Presidente Napolitano io vorrei ricordare a tutti, ed è per questo che porto rispetto ed è per questo che ho usato quelle parole relative all'età, perché sennò non potrei giustificare determinate frasi, vorrei ricordare a tutti che il presidente Napolitano in data 24 maggio 2016 affermò: in Italia abbiamo la Lega che è diventata la principale espressione in Italia di posizioni xenofobe. Allora, io penso che una persona che fa politica non possa affermare con coscienza che un partito ha posizioni xenofobe, soprattutto se è un ex Presidente della Repubblica. E di conseguenza, se sommo quelle affermazioni alle affermazioni che sono state fatte contro il Parlamento pochi giorni fa, devo dedurre che è dato dall'età. Grazie.